Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua, e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come il nome santo, nel cui stile incomparabile l'opera del Padre assume forma compiuta, anche il comandamento giunge imposto. Sì, ma non come impostura arbitraria di un crudele tiranno. L'amore dell'amante, infatti, non ha altra parola per esprimersi se non il comandamento. All'imperativo, allo stesso modo della invocazione di colui che supplica. Comandare l'amore significa evocarne l'accadere e ad un tempo invocarne la sua signoria. Puro evento che imprevedibilmente squarcia i cieli di esistenze ottuse e chiuse su se stesse e fa nuove tutte le cose. Non programmabile il suo avvento, né riproducibile serialmente al modo di una catena di montaggio, ancor meno fabbricabile da una qualche forma ascetico-mistica di tecnica spirituale. L'amore, nella sua autenticità, si coniuga sempre all'imperativo, sorgivo del nuovo escatologico. Ad impartire la grazia di percorsi inediti e insperati, per quanto impegnativi. Percorsi di fraternità pacificata ed edificata sulla parola mite del principe della pace.